Caldo oggi, eh? Mandi, gattine! Ehi, mandi, poma! Tutto a posto, voglio! Eh sì, tutto a posto io, gattine, ma tutti qui mi chiedono dove sei finita! Ah. I tuoi video girano ancora, addirittura gira quello che hai fatto per primo, quello bello, quello che poi è diventato virale! Ah, sì, ma sì. Dov'eri quella volta? A Maiano! C'era una manifestazione benefica, Maiano in Canta si chiamava, una specie di Sanremo local. E tu cosa dovevi cantare? No, se cantavo io veniva la pioggia. Io dovevo intrattenere fra un tempo e l'altro una specie di Virginia Raffaele De Noaltri. Si raccoglievano fondi per i terremotati. Sai che in Friuli la questione terremoto è molto sentita. Certo. E io quella volta lavoravo ancora in bar, il teatro era il mio hobby. Non dovevo neanche esserci io quel giorno, pensa che destino, ero supplente. Addirittura supplente? Di chi? Supplente del mio amico Tiziano Cossettini, della compagnia di Ragogna. Ah. Io lo so che tu bazzichi altri lidi e non immagini neanche quante compagnie teatrali ci sono in Friuli, e tutti bravi. Ma guarda che a me il teatro piace, solo che non ho il tempo per andarci. Dicono tutti così. Ma è vero, Catina, è vero. Ma... No, tu hai smuso di teatro, tu. Cosa hai detto? Non ho capito nulla adesso, eh? Nuie, la se sta. Comunque, quel giorno Tiziano non poteva andare. Allora mi ha chiesto di sostituirlo. È stata una cosa veramente molto simpatica. Scusa, e chi ha girato quel video? Trattasi di una tale Silvia Boscarello. Silvia Boscarello? Silvia Boscarello, una ragazza tutta pepe e tette che non avevo mai visto prima, ti giuro, è così. Dopo siamo diventate amiche, si starà chiedendo anche lei dove sono finita, eh? Ma lei è simpatizzante del WWF, vero, Svetlana Scurlanes, quindi si sarà sicuramente informata, si saprà che sto bene. Scusa, ma... Cosa vuol dire simpatizzante? E poi non tesserata? Vuol dire non, cioè... Bravo, non tesserata, diciamo appoggio esterno. Ma perché? Non è tesserata, è fidanzata? Sì, è morosata, ma non è un problema, eh. Ci si può tesserare al WWF anche se si è morosata, anche se si è sposata. L'importante è essere vedrane dentro. Scusa, e lei non lo è? Altro che, vedrane par dentro, par fur e a tor a tor. E allora, scusami? Non gliel'abbiamo voluta fare noi la tessera. Ma perché? Perché? Non rientrava nei canoni, troppe tette. Ma dai, ma non è possibile, scusa. Sì, anche noi abbiamo detto la stessa cosa quando l'abbiamo vista. Non è possibile. Non è possibile che la natura sia così matrigna. Ne ha più di lei, di tutte noi messe assieme. Ma dai, appoggio esterno dunque, no? Appoggio esterno, sì, ma va benissimo, sai. Guai a non averla. Cucina meglio di Cannavacciuolo. Addirittura? Sì. Insomma, quel giorno lei era in prima fila ed è agevolata, no, nelle riprese, perché noi dobbiamo fare così, dopo un po' ti stanchi. Certo. Lei appoggia il telefonino sul davanzale e fa dei filmati strepitosi. Ho capito. E la sera stessa l'ha postato, che se io, prima che posti io, adesso so postare anch'io, ma prima per me... Solo un postino poteva postare. Quindi questo filmato è entrato nella rete. Eh sì, e dopo 4 giorni è scoppiato il desio. Cioè? È cominciato a rimbalzare in tutto il pianeta, è arrivato in Turchia, in Costa Rica, ti giuro, in Algeria, in Russia, la mia faccia dappertutto. Dopo 3 giorni che mi vedevo eri già ingomeata. Ingomeata? Ma no, dai! Ma sì, ero stufa di vedermi. Ma scusa, di la tua, la tua vita è cambiata o non è cambiata? Sì, è cambiata completamente. Da dietro al bancone sono finita su un palcoscenico, così, tic e tac. Hai già scritto tic e tac? Tic e tac? Questo è un altro termine friulano che devi imparare, sì. Se vuoi dire in 448 si dice tic e tac. Ah, proprio così? Sì, è il contrario di ciffe ciaff, insomma. Ah, ho capito. E lì mi sono resa conto, Pomarola, di come i friulani siano sparniciati su tutto il pianeta. Il focolar friulan c'è perfino a Tokyo. Sono una potenza mondiale. E così ti sei ritrovata a fare l'attrice a tempo pieno? L'attrice famosa. Ah, beh, giusto, sì. Famosissima, eh? Sì. Che non si vuole far trovare, tra l'altro? Per ora. Sì, ma senti un po'. È da un po' di giorni che vorrei farti una domanda e poi mi scappi. Oh, ancora con quella domanda? Oh, ma che tignoso che sei, Ma è una cosa importante, no? Ma cioè, tutto
quello che avevi su questo paradiso. Va bene, però scusa, te lo dico la prossima volta, ok? Ogni volta, la prossima volta. Senti? Sì, lo sento, Campanini. Lo sento. Ecco, sì. Mi tocca andare a mangiare, andiamo? Andiamo. Buon appetito allora, eh? Grazie, ci vediamo domani, ma mi raccomando. No, non le hai le nude? Bravo, Poma, bravo.